E benvenute alla quarta puntata, o il quarto episodio, della rubrica Filati. Oggi voglio mostrarvi quattro filati, due della Mistrico Filati, uno della DMC e uno dell'Adrian Wool, che alcuni ho già lavorato, l'unico che non ha ancora lavorato è quello della DMC. Ma partiamo per ordine. Quello che voglio mostrarvi per primo è il filato dell'Adrian Wool, che io ho utilizzato per poter creare il mio poncho butterfly, che voi avete adorato tantissimo, l'avete fatto in tante, e sono veramente contenta perché è un poncho che io sto sfruttando veramente molto durante questo inverno, con sopra una bella cappotto o anche una giacca un po' più larga di quelle che ho solitamente. Per quanto riguarda quindi il filato, ve lo mostro subito, eccolo qui, è questo gomitolo da 100 grammi che misura 300 metri, quindi è molto lungo per essere 100 grammi e si lavora benissimo sia con un uncinetto del 4 che con un uncinetto del 5, a seconda naturalmente di quanto voi tendete a tirare il filo mentre lavorate. È un filato comunque si può dire sottile, non è troppo doppio, quindi è perfetto sia per poter fare dei ponci che per poter fare dei cardigan da sfruttare durante il periodo prima e post inverno, quindi diciamo già nel periodo di marzo, o anche dei bei maglioncini. È formato dal 50% lana e 50% vado a leggere perché non voglio sbagliare, polipropilenica, che è una fibra artificiale però che non punge, trattata, e infatti è perfetta anche per essere usata per fare dei lavori per bambini. Però io l'ho sfruttata soprattutto, come vi ho detto, per fare il poncho, perché l'ho trovato perfetto per poter essere usato come filato soprattutto a inizio, come ho detto, o fine inverno. I colori che possiedo ancora, che trovate naturalmente sul sito Filati Elsa, è questo marroncino chiaro, un marrone più scuro, il panna, il bianco e anche il grigio. Mi è rimasto qualche gomitolo. Purtroppo il nero mi è terminato, però sto cercando di riassortirlo. Questo è il primo filato di cui vi volevo parlare oggi. Il secondo filato di cui parliamo è il filato della DMC, che si chiama Chic. Come vi ho detto, io ancora non l'ho lavorato, ma lo adoro perché già dal tatto e anche dai colori è spettacolare. Metto un attimo, ecco, così dovreste vederlo. Eccomi. Ecco qua, questo colore per esempio io lo trovo fantastico e come potete vedere è con il lamé. È formato dal 96% di merino wool superwash, quindi una lana merino alta qualità, e il 4% di PES, che è appunto il lamé che ha al suo interno, che è un lamé che è incorporato proprio nel filato, si vede proprio come è ben stretto. Se vi avvicino spero che si possa vedere. Eccolo, però è molto luminoso, lo si nota soprattutto in questo color grigio. Guardate quanto è bello! Ma anche in quest'altro colore che è questo viola. Oddio, dalla telecamera sembra più un pugna, però in realtà è un viola. Come vi dicevo, ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 125 metri e secondo me è un bel metraggio perché comunque si lavora con l'uncinetto del 3, 3,5, ma anche del 4. Questo filato io l'ho scelto perché è perfetto per poter realizzare dei vestiti, delle maglie, delle stole che volete vi facciano risplendere, appunto perché hanno il lamé e quindi è perfetto appunto per questo tipo di creazioni. Non ho ancora lavorato, sul sito l'ho trovato in offerta a pacco da 500 grammi e poi spero di riuscire a lavorarlo, ma ho tanti progetti, ancora tanti filati da lavorare che secondo me quando riuscirò avrò già iniziato a fare anche le creazioni di primavera. Piano piano cercherò di lavorare tutti i filati, non ci riesco per quanto io sia veloce, ma ci provo. Detto ciò, voglio parlarvi poi degli ultimi due filati che ho ottenuto, che sono quelli della Mistrico e che in realtà mi vedete indossare, perché voglio parlarvi dell'Eldorado e del Baci Rubati. All'inizio, quando ho visto l'Eldorado, mi era piaciuto subito, ve lo faccio vedere, per quanto risplenda. È bellissimo, guardate questo verde, io lo trovo fantastico. E è un gomitolo da 20, scusate, 25 grammi, però a 100 metri, quindi è 25 grammi, ma è veramente lungo perché stiamo parlando che ha quasi lo stesso metraggio di un gomitolo da 50 grammi. Basta tenere presente che il Baci Rubati, anch'esso che invece è da 50 grammi, misura, non vorrei ricordarmi male, 130 metri. Quindi potete capire quanto questo filato sia bello lungo e anche luminosissimo. Ed è formato, vado a leggere per non sbagliarmi, dal 30% di Super Kid Mohair,
15% merino extra fine, 30% poliamide, 25% poliestere e si lavora con l'uncinetto del 6 sull'etichetta. Io però, come sapete, l'ho utilizzato con uncinetto più piccolo perché l'ho lavorato con lo stesso uncinetto con cui ho lavorato il Baci Rubati. Adesso non mi ricordo se era un 4 o un 4 e mezzo, ma comunque più o meno come uncinetto siamo lì. E quindi quando ho visto questo Eldorado ho subito pensato che sarebbe stato perfetto per unirlo ad altri tipi di filati. All'inizio pensavo di unirlo in realtà all'alpachino, però poi mi sono detta no, perché è vero che sono entrambi un po' pelosi, ma volevo qualcosa che staccasse un po' di più. È per questo che alla fine, appena mi è arrivato il Baci Rubati, ho capito che era l'unione perfetta per questi due filati. Io l'adoro tantissimo e infatti chi mi segue anche nei video sa che io ho intenzione di fare anche un'altra creazione sempre con questi due filati insieme. Però volevo optare per il marrone con il marrone, però non ne sono ancora convinta. Sto cercando di lavorare un po' di cose, quindi devo sempre vedere se i filati vanno bene per il tipo di creazione che devo fare. E quindi diciamo che ho tanti progetti in mente, ma metterli tutti sulla carta diventa piuttosto. Sulla carta no, farli tutti diventa piuttosto problematico, però ci sto provando. Quindi vi dicevo, l'Eldorado è fantastico, si lavora benissimo sia se volete fare delle creazioni all'uncinetto, ma anche e soprattutto per delle lavorazioni ai ferri. Vi consiglio soprattutto di poter realizzare delle bellissime stole ai ferri, delle stole che veramente sono importanti. Quindi se dovete andare a qualche matrimonio o qualche evento, qualche cena, una stola che brilla e vaporosa è perfetta, quindi l'Eldorado con l'uncinetto o con i ferri, ma per le stole vi consiglio di più i ferri, sarebbe perfetta. Però potete utilizzarlo anche per creare dei maglioni o delle coprispalle o delle giacchette appunto da mettere sopra dei vestiti che già possedete. Voglio farvi vedere altri due colori che trovo veramente belli dell'Eldorado, che è questo blu, che io trovo anche questo molto elegante, ma anche questo marrone, perché è questo rame in realtà, perché è molto particolare e mi piace proprio per questo. Fare una stola con questo colore verrebbe proprio una nuvola, secondo me sarebbe veramente bellissima. Come vi ho detto, io l'Eldorado l'ho lavorato insieme al Baci Rubati. Ora, chi mi conosce sa quante creazioni io ho realizzato col Baci Rubati. Ne ho veramente realizzate tantissime perché è un filato che io non smetterò mai di adorare. È bello, si lavora facilmente, si adatta a tantissime creazioni ed è formato dal 97. Aspettate che vado a leggere perché non voglio sbagliare, sì, 97% microfibra, 3% poliestere, che sarebbe appunto il lame all'interno. L'ho utilizzato in quasi tutti i suoi colori, il canna da zucchero, che come lo vedete lo sto indossando, il lilla, che se ricorderete ho fatto la stola ai ferri che ho chiamato stola pavone, e stiamo parlando di talmente di molti anni fa, almeno 4 anni fa. Ho utilizzato il nero per il vestito con la gonna, smanicato con la gonna a campana. Ho utilizzato sempre il canna da zucchero per fare un cardigan molto forato. Mi sembra che l'ho chiamato cardigan Spider-Man, una cosa del Spider, non mi ricordo più. L'ho utilizzato sempre il viola per poter realizzare il vestito smanicato che ho indossato. Anche ho messo la foto su Facebook qualche settimana fa, verso Natale l'ho indossato, e ho fatto anche tantissime maglie. Il rosso l'ho usato per fare la maglia smanicata. Veramente ho fatto talmente tante creazioni che adesso non me le ricordo neanche tutte quante, perché comunque, come vi ho detto, è un filato che si adatta tantissimo a qualsiasi tipo di creazione: maglie, vestiti, giacche, giacchette, spolverini, stole, sciarpe. Potete usarlo veramente per fare di tutto. E la cosa bella è che, a seconda del punto, quindi se è un punto stretto o un punto largo, potete utilizzare questo filato sia in estate che in inverno. Io ho lo smanicato che ho fatto, la maglia smanicata che ho fatto con il rosso, che non mi ricordo come l'ho chiamata, ma che la sfrutto sia in inverno mettendo sotto un lupetto e sopra una giacchetta, e sia in estate perché la metto sotto soltanto con reggiseno e non mi fa sudare. Veramente è bellissimo come filato. Io lo trovo adatto quindi sia per l'inverno che per l'estate. E un'altra cosa che dobbiamo dire è che è morbidissimo, anche se c'è il lamè, non si sente proprio, non punge, quindi è un filato veramente spettacolare.
spettacolare. Vi faccio vedere altri due colori, l'oro, che questo forse non l'ho lavorato, forse sì, sembra che feci uno scaldacollo con questo alternato al grigio, e un altro filato, sempre un altro colore, è questo blu. Quindi veramente sul sito trovate tutti i colori a disposizione, anche se in realtà mi sembra che questo mi è già riterminato, ma lo sto riassortendo, quindi il Baci Rubati viene riassortito a scadenza regolare, quindi se non vedete un colore non vi preoccupate, significa che a distanza di una settimana, massimo due, il colore sarà riassortito. Quindi se non c'è, mi raccomando, scrivetemi, così cercherò di accelerare i tempi per poterlo riavere a disposizione. Ma è un filato che io lo dico sempre, potete sfruttare tantissimo in qualsiasi periodo dell'anno. Naturalmente, se soffrite troppo il caldo, questo filato non ve lo consiglio per l'estate, ma solo se soffrite molto il caldo. Ma se abitate in zone collinari, se abitate in zona di mare dove comunque c'è la brezza marina e la sera fa un po' freschetto, questo filato è perfetto. Potete anche non realizzare una maglia, ma una bella giacchetta da sfruttare appunto in tutte le stagioni, chiamiamola così. Detto ciò, anche oggi vi ho fatto una testa di chiacchiere. Io provo ad andare più piano, ma non ci riesco, è proprio la mia natura, parlare molto e parlare velocemente. Ci provo ad andare più piano, ma non rientra proprio nel mio modo di essere, però ci provo. Detto ciò, io vi auguro un buon fine weekend. Ci vediamo il martedì con una nuova creazione e niente, vi aspetto al prossimo tutorial. Un bacio!